Con la tappa di Acilia è ufficialmente iniziato il viaggio in Italia della Corte Costituzionale, organizzato in collaborazione con il MIUR. Il presidente Giorgio Lattanzi ha fatto visita agli studenti dell'Istituto Carlo Urbani, accompagnato dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Gildo De Angelis. Il viaggio, quest'anno, prediligerà le scuole periferiche, molto spesso ed erroneamente, ha sottolineato Lattanzi, considerate scuole di serie B, per ribadire un concetto caro alla Costituzione stessa. Tutte le scuole, così come tutte le persone, sono uguali. E proprio la tappa di Acilia ha una valenza particolare, un territorio spesso al centro delle cronache e sempre più espressione di disagio sociale. Un reportage fotografico progettato, realizzato e allestito dagli studenti sulla città dell'Aquila. E questo è il compito dei 26 ragazzi dei licei Bafile e Muzzi del capoluogo abruzzese, che da oggi hanno iniziato il percorso Artwork di alternanza scuola-lavoro con il Museo Maxi di Roma. Gli studenti dovranno raccontare la loro città attraverso le immagini, grazie alle preziose indicazioni che riceveranno dai tanti esperti che incontreranno nelle giornate dedicate al progetto. Il percorso, diviso in due momenti, ha avuto inizio al Museo Romano e si concluderà a marzo nella città abruzzese. È importante dare un significato alla parola rispetto. Credo che in questa scuola stiate dando grande significato a questa parola. Così il ministro dell'istruzione Marco Bussetti agli studenti dell'Istituto Morano di Caivano. La preside Eugenia Carfora ha sottolineato l'importanza della presenza delle istituzioni sul territorio. Deve proteggere questa scuola e quello che fa, ha detto il ministro, non perché siamo più bravi, ma perché qui è più difficile e ci stiamo impegnando tutti per una scuola migliore. L'Europa non è fuori di noi, ma dentro di noi. Se volete trovare l'Europa, basterà fare una passeggiata a Roma. L'Europa è ovunque. Carlo Ossola, filologo, docente al Collège de France e critico letterario, descrive così agli studenti i luoghi d'Europa, nel primo dei 6 incontri organizzati dall'agenzia di stampa Dire per raccontare alle giovani generazioni l'identità europea. Il dialogo con lo studioso è stato accompagnato dalle riflessioni del giornalista e scrittore Paolo Di Paolo, che ha parlato del patrimonio comune che unisce un territorio privo di barriere. I prossimi incontri dell'iniziativa Le parole che raccontano l'Europa saranno dedicati ai confini, al viaggio, ai miti, all'altro e alla crisi. Scuola Media Caffaro di Genova. Una settimana che vale. 5 giorni di sospensione della didattica tradizionale per vivere la scuola con incontri, laboratori e testimonianze speciali. Istituto Fermi di Catanzaro. L'incontro degli studenti con Ugo Foà per la formazione di una coscienza civica. Scuola Media Belvedere di Napoli. Gli studenti hanno incontrato la scrittrice Titti Marrone per parlare di memoria. Direzione didattica di Amicis di Palermo. Studenti protagonisti dell'iniziativa Memoria e Musica.